Zoom in, spazio di approfondimento di Sei News, ci occupiamo di energia, efficientamento energetico, risparmio energetico, riduzione degli sprechi e ne parliamo con uno dei maggiori interpreti di questa politica che ambisce ad arrivare entro al 2020 a una riduzione di oltre il 20% di emissioni di gas serra e quindi di CO2 nell'ambiente. Diciamo, l'interprete è riconosciuto a livello comunitario e la provincia di Teramo, qui presente con l'assessore all'ambiente e risorse energetiche Marconi. Buon pomeriggio. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Allora, io l'ho presentata bene, spero di non aver ceduto. Mi lusinga tutto il... Sì, insomma, la presentazione è stata di altissimo livello. Ma, anche perché l'avete presa per le corna, sì, l'avete sì. preso per le corna questo toro della... è vero, e del risparmio energetico. Abbiamo immediatamente creduto che insomma questo fosse questa iniziativa, patto dei sindaci lanciata dalla Commissione europea, fosse veramente lo strumento capace di dare una sferzata all'ambiente che ci circonda e quindi di essere veramente incisivi sotto questo punto di vista. Noi... Non solo a parole con le buone intenzioni, ma si è subito mosso da assessore provinciale all'ambiente. Certo. A giugno è stata a Huelva, poi a settembre ha aderito al patto dei sindaci. Immediatamente, lo ripeto, abbiamo con il presidente Catarra e la giunta creduto in questo progetto. E quindi noi a settembre del 2009 a Huelva in Spagna abbiamo sottoscritto l'adesione al patto dei sindaci come struttura di supporto. Naturalmente da lì poi è iniziata un po' tutta una fase nei confronti del territorio, nei confronti degli enti locali, dei comuni, dei 47 comuni della provincia di Teramo, e siamo arrivati comunque alla sottoscrizione di tutto il territorio, quindi di tutti e 47 i comuni di Teramo che hanno aderito al patto dei sindaci. Il patto dei sindaci, lo ricordiamo... Ecco, in cosa consiste? Esatto, praticamente abbiamo un obiettivo al 2020, l'obiettivo è quello di ridurre di almeno il 20% le emissioni in atmosfera da CO2, quindi dicevo entro il 2020. Ecco, voi vi siete subito attivati per monitorare il territorio innanzitutto, ricordiamo che siete struttura tecnica di supporto, una delle 5 province italiane riconosciute dall'Unione Europea. Sì, esatto, noi siamo una delle pochissime strutture di supporto come provincia, poi abbiamo anche l'agenzia Agena, che è la nostra è il braccio operandi della provincia, che è l'agenzia proprio per l'energia e l'ambiente, che sta operando insieme a noi, insieme alla provincia stessa, proprio in questo campo. Quindi effettivamente è così, noi poi abbiamo aiutato i comuni a intraprendere questa strada e abbiamo effettivamente trovato grande sensibilità da parte degli amministratori, che hanno immediatamente capito anche loro l'importanza di entrare a far parte di questa importante iniziativa, e quindi hanno sottoscritto anche loro. Poi da lì è iniziato un percorso successivo, c'è stata una firma ufficiale a Bruxelles dei sindaci, di una parte dei sindaci che sono venuti poi a Bruxelles presso il Parlamento Europeo. È stata una cosa molto molto toccante, bellissima, un'esperienza insomma che tutti quanti noi ancora oggi quando ci rivediamo la ricordiamo con molto molto interesse, veramente bella. Un entusiasmo che non si è fermato poi. Sì, un entusiasmo che continua, e praticamente noi siamo sempre sul progetto del patto dei sindaci, attualmente noi stiamo supportando i comuni in tutta quella fase che comunque nel tempo bisogna poi fare, che vengono determinati all'interno del patto dei sindaci. Parliamo dei piani d'azione. Esatto, noi attualmente praticamente stiamo facendo il BEI, che sarebbe l'inventario di base delle emissioni in atmosfera dei comuni. Abbiamo già iniziato con il comune di Sant'Omero, che è stato il primo comune a cui abbiamo dato questo lavoro. Proprio ieri in sede di conferenza dei sindaci abbiamo consegnato altri 7 inventari di base delle emissioni in atmosfera di altri 7 comuni, e saremo pronti da qui a breve a presentarne altri 8. Successivamente e anche parallelamente a questa attività andremo a fare i SEAP, che sono dei piani di energia sostenibile presso i comuni. Naturalmente questo lavoro vedrà
impegnata naturalmente la provincia e Agena, ma certamente anche l'amministrazione comunale, che ecco, ci saranno degli incontri con la giunta, ma successivamente anche con l'intero consiglio, per decidere quali saranno le linee e le azioni da inserire all'interno appunto dei SEAP per raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati. Quindi questo è un passaggio fondamentale, e quindi la condivisione con le amministrazioni locali del percorso che dovremo insieme diciamo attuare. Quindi monitoraggio, attivazione di buone prassi per evitare sprechi energetici, ma anche interventi concreti, reali. Assolutamente sì. Ricordiamo anche quella conferenza stampa, era presente il presidente Catarra in regione Abruzzo, quando il governatore Chiodi ha parlato della rimodulazione del POR FESR asse secondo energia, che prevede tre attività. Quella protagoniste saranno innanzitutto le province, quella che più la interessa ai comuni, è quella la 1-2, l'attività seconda 1-2, promozione di sistemi di risparmio energetico. Ci sono 28 milioni di euro disponibili per tutta la regione Abruzzo, 20 milioni e 7 per i 305 comuni. In base alla popolazione dei comuni verranno ripartite queste risorse, le quattro province avranno a disposizione 7 milioni e 300 mila. A che cosa servono? Servono innanzitutto per l'efficientamento degli impianti, la sostituzione degli impianti, installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione di caldaie, installazione di termoregolatori sui caloriferi, la sostituzione dei corpi illuminanti, la sostituzione di infissi e vetri, realizzazione di opere murarie di coibentazione, opere edili funzionali all'efficientamento energetico. Chiaramente un aspetto, un passaggio privilegiato è riservato per gli edifici scolastici. E voi non vi siete fermati, avete subito raccolto l'invito della Regione Abruzzo, appena stata la rimodulazione dei POR FESR, ci sono questi finanziamenti per aiutare gli enti locali, e voi siete in una sorta di cabina di regia con il governatore, sì, con la regione, e ieri c'è stato questo incontro importante presso la Casa del Mutilato a Teramo. Esatto, qui dobbiamo dare atto alla Regione Abruzzo, al governatore Chiodi, di aver creduto non solamente con chiacchiere, ma mettendo sul tavolo una fiche molto molto importante, pesante, di questi tempi. Parliamo di oltre 35 milioni di euro. Vorrei ricordare che anche la Regione Abruzzo è struttura di supporto al patto dei sindaci, come lo sono le altre tre province, quindi Pescara, Chieti e L'Aquila. Diciamo quindi è la Regione Abruzzo che sta seguendo insieme il progetto patto dei sindaci. Quindi ecco l'importanza di questa cifra considerevole, che speriamo non sia l'unica, ma ci auguriamo che dopo diciamo questa prima tranche, una volta portata a termine tutto il percorso, quindi se riusciremo a spendere anche in tempi rapidi, certamente torneremo in Europa presso la Commissione Europea per dire noi siamo stati, e lo posso dire, i più bravi come Regione Abruzzo, perché come siamo noi messi attualmente rispetto al patto dei sindaci non c'è nessun'altra provincia, nessun'altra regione. Quindi veramente devo dire un grazie al governatore Chiodi, perché si è speso molto rispetto a questa iniziativa, ma anche poi a tutto quello che noi stiamo facendo come provincia, perché abbiamo creato insieme alla regione questo tavolo di regia dove siede anche l'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni d'Italia, e insieme abbiamo diciamo così governato un pochettino questa considerevole somma. Ecco, questa somma chiaramente, come dicevo, è stata ripartita. Per quanto riguarda l'attività 2 sono 20 milioni e rotti di euro, sì, ripartite per provincia. Quanti ne arriveranno in provincia di Teramo? Allora, come state pianificando poi gli interventi in base alle richieste dei comuni? Esatto, quindi praticamente ha detto bene lei prima, ci sono 20 milioni e 700 mila euro che sono assegnate ai comuni, ai 305 comuni della Regione Abruzzo. Per quanto riguarda i 47 comuni della provincia di Teramo, diciamo che riceveranno 4 milioni di euro. Sono stati così suddivisi, questa diciamo così, da proposta dell'ANCI, quindi i comuni fino a 5.000 abitanti avranno diciamo così, un contributo da parte della regione di 50.000 euro, da 5.000 fino a 15.000 abitanti 100.000, da 15.000 fino a 50 200.000 euro, e oltre i 50.000 abitanti 400.000 euro.
Quindi saranno interventi, diciamo così, contributi destinati appunto o a produzione di energia da fonti rinnovabili o eventualmente per l'efficientamento energetico. Quindi si potrà agire sia su edifici, quindi solo ed esclusivamente su edifici di proprietà comunale, che possono essere appunto o il palazzo comunale o eventualmente scuole sempre di proprietà. Ne guadagna sicuramente la qualità dell'edificio, ma è soprattutto in prospettiva che questo aspetto, questo investimento va osservato, ricordava in conferenza stampa la scorsa settimana il governatore Chiodi. Sì, certo, proprio in prospettiva, perché poi debbono essere presi ad esempio, diciamo così, queste azioni poi dai cittadini, affinché poi anche, diciamo, noi come cittadini facciamo quelle azioni che porteranno certamente benefici all'ambiente, ma non solo, anche da un punto di vista di risparmio economico, perché sappiamo che oggi installare ad esempio un tetto fotovoltaico o un impianto di solare termico, se da un punto di vista ambientale certamente c'è una minore, quindi diminuiscono le emissioni in atmosfera di CO2, dall'altro c'è anche certamente un contributo in termini economici sul risparmio energetico. Quindi diciamo che si gioca su due settori estremamente importanti. Riteniamo che stiamo procedendo veramente in maniera efficace e anche in tempi molto stretti. Noi come provincia di Teramo veramente stiamo a buon punto rispetto anche alle altre province, diciamo così, della regione Abruzzo, quindi da qui a breve noi ci aspettiamo di chiudere tutti i bei su tutti i comuni, su tutti i 47 comuni, e successivamente iniziare il percorso dei SEAP. Quindi devo supporre un'ottima collaborazione con tutti e 47 comuni, tutti sono dimostrati sensibili, possiamo dirlo, sì, magari sì, qualcuno sì. Sicuramente si sarà distinto, è per tradizione e per cultura, ma la sensibilità c'è. Assolutamente sì, questo è un dato che io immediatamente ho percepito nel momento in cui abbiamo lanciato, quando tornammo da Huelva, noi insomma sottoscrivemmo in quella occasione l'adesione al patto dei sindaci, e quindi tornammo e parlammo con i sindaci di questa opportunità che avevamo e che ci veniva data dalla Commissione Europea, io notai immediatamente una grande sensibilità ai temi, diciamo, dell'ambiente da parte di tutti gli amministratori, e infatti oggi ne è una dimostrazione che stanno seguendo insieme alla provincia tutto il percorso che insomma, ecco, lo stiamo portando avanti veramente in modo encomiabile. Voglio ricordare che noi come provincia nel frattempo abbiamo anche fatto dei corsi di diciamo così, informazione, formazione per tecnici comunali, proprio perché noi abbiamo bisogno all'interno del comune una figura, diciamo così, tecnica o amministrativa che venisse informata sul patto dei sindaci e che poi seguisse la provincia e Agena nel compiere quelle diciamo così, azioni, perché poi a noi, ecco, servono tutta una serie di dati, documenti, e quindi saranno proprio queste figure all'interno del comune che, diciamo così, saranno un po', come dire, specializzate nel patto dei sindaci, e quindi noi abbiamo fatto dei corsi di informazione e formazione che lo abbiamo ripetuto la scorsa settimana, perché non tutti nella prima edizione hanno avuto la possibilità di partecipare. Mancano ancora 5 comuni, quali sono i comuni un po' più piccoli che effettivamente hanno un po' la difficoltà ad avere anche quella figura interna amministrativa o tecnica, e quindi con loro praticamente faremo un'azione un po' diversa, facendo andare i tecnici della Agena presso il loro comune, oppure, ecco, chiamandoli presso la provincia o presso Agena per fare questa operazione, diciamo così, petto a petto, diciamo un po', ecco, molto. Quindi, più. Quindi efficientamento energetico, risparmio energetico, sì. Utilizzo di tecniche anche di riscaldamento che abbiano il minore impatto ambientale possibile, questo per quanto riguarda gli enti pubblici, certo. Qui la cabina di regia l'abbiamo ricordata, protagonisti le province e i comuni, però c'è anche un'attività sulla quale si soffermava il presidente Chiodi nel corso di quella conferenza stampa, vale a dire la terza, il punto 1.3, e protagoniste sono le 4 province, avranno a disposizione oltre 3 milioni di euro, ci saranno poi 300 mila euro di fondi regionali, e ci teneva molto Chiodi a quella dell'animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, nel senso che al di là, soprattutto chi vive, lavora e opera all'interno degli enti pubblici, degli edifici pubblici, ma anche la collettività,
deve promuoversi, essere deve cominciare a conoscere, essere coinvolta su quelle che sono le nuove prassi, le prassi. Sì, questo sarà fondamentale. Sarà fondamentale proprio comunicare, informare i cittadini. Noi abbiamo visto che nella presentazione dei BEI, degli inventari delle emissioni in atmosfera dei comuni, appare proprio evidente, lampante, come un dato fondamentale, cioè che le emissioni in atmosfera avvengono per la maggior parte, quindi un 40-50% presso le abitazioni private. E quindi fondamentale sarà appunto con un progetto di comunicazione che noi in provincia già stiamo pensando, quindi di informazione, di forum, quindi ci deve essere una presa di coscienza da parte del cittadino che veramente con delle piccolissime azioni fatte però da tutti quanti noi, veramente sarà la nostra portata raggiungere gli obiettivi che il patto dei sindaci ci dà. Noi abbiamo fatto anche degli esempi. In pratica, se un cittadino montasse sul proprio tetto un impianto da un kilowatt di diciamo un impianto da fotovoltaico da un kilowatt, quindi veramente minimale, e con un impianto di circa 3 metri quadri di un impianto solare, quindi per il riscaldamento dell'acqua. Praticamente si potrebbero abbattere le emissioni in atmosfera di circa il 13-14%. Quindi con un'azione veramente quasi irrisoria potremmo avere dei risultati eccezionali. Bisogna avere il coraggio e la lungimiranza di guardare in prospettiva e nel pubblico e nel privato. E nel privato, esattamente. Per l'efficientamento energetico, che significa poi minori consumi, che sì. Significa poi fonti rinnovabili di energia, minore CO2 nell'ambiente, certo. E anche e soprattutto, diciamocelo pure, per le nostre tasche, considerato che per un bel po' di anni dovremmo ancora utilizzare le fonti tradizionali di energia che comunque vanno esaurendosi, anche perché stanno venendo fuori nuovi mercati importanti e quindi inevitabile sarà una lievitazione dei prezzi e certo. Dei costi e quindi anche per le nostre tasche. Sì, sicuramente, ma tutto questo certamente porterà ad una implementazione di queste nuove tecnologie, quindi diciamo così energia. Partire prima è più conveniente. Esattamente, energia da fonti rinnovabili, tutto questo praticamente è un processo già in atto, ma certamente con il patto dei sindaci verrà ulteriormente diciamo così amplificato. Quindi noi ci aspettiamo appunto che questa sensibilità che c'è stata da parte delle amministrazioni venga anche diciamo così recepita dai cittadini, perché tutti insieme possiamo agire veramente nei confronti dell'ambiente. Anche perché spesso e volentieri noi sentiamo parlare della lotta al cambiamento climatico, no? degli effetti catastrofici che purtroppo a volte siamo abituati a vedere in televisione. Ecco, non è che è demandato a qualcun altro, ma veramente noi, ognuno di noi, ogni cittadino può fare la sua parte proprio per evitare quei disastri che insomma purtroppo tanti piccoli comportamenti individuali possono esattamente cambiare il mondo e l'ambiente sicuramente. Senta Assessore, per concludere prendiamoci un impegno, noi ci rivedremo presto, suppongo, spero, per parlare e di queste cose, come va avanti il progetto, e anche perché ci ha promesso che ci mostrerà dal vivo un software. Sì, no? Sì, sì, io ecco, porteremo qui, anche perché questa è un'altra chicca della provincia di Teramo, che insieme ad Agena ha messo in atto, praticamente ha creato un software per calcolare le emissioni in atmosfera. Questo software verrà utilizzato certamente anche in ambito regionale, ma non solo, lo presenteremo all'UPI a Roma, quindi all'Unione delle Province Italiane, perché chi ne vorrà usufruire certamente noi saremo ben lieti di darlo, perché anche questo è il bello, no? È che praticamente le buone pratiche, quello che si sta facendo all'interno del patto dei sindaci, poi in un confronto con le altre province, con altri territori, può essere diciamo così scambiato e quindi le migliori pratiche vengono portate ad esempio. Devo dire che insomma siamo veramente rappresentativi anche in questo. Noi la prossima settimana, giovedì e venerdì, saremo a Caserta a presentare diciamo così per Arco Latino, che è un'associazione che comprende diciamo così le regioni appunto del Mediterraneo, soprattutto del Tirreno, a presentare proprio il patto dei sindaci. Quindi diciamo così, ecco, veniamo presi un po' ad esempio non solamente
a carattere, diciamo, locale, ma anche su scala nazionale. Perché c'è l'Unione Europea che lo riconosce. Certamente. Grazie a Francesco Marconi, assessore grazie risorse a lei e a tutti i telespettatori. Energetiche della provincia di Teramo, per essere stato ospite qui di Zoom In. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci, l'informazione continua su 6 News.